Sì, l'ANPI ha deciso insieme al tavolo cittadino per la Costituzione, proprio quest'anno che è il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che è fondata sul lavoro, l'articolo 1 lo dice chiaramente, di festeggiare il 1° maggio, ricordare il 1° maggio. E siamo qui questa mattina in piazza proprio a festeggiare e ricordare la data del 1° maggio, che è la festa del lavoro, dei lavoratori, che purtroppo tanti non sono più lavoratori perché sono disoccupati, e quindi la Repubblica, come dice l'articolo 4, riconosce il diritto del lavoro e promuove le condizioni, dovrebbe promuovere le condizioni perché in modo che non ci fossero più disoccupati, ma tutti avessero un proprio lavoro, un proprio reddito. L'ANPI questo vuole fare, grazie anche alla collaborazione, come dicevo prima, del tavolo per la Costituzione. Vogliamo ricordare in questo 2018 proprio i 70 anni dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che è un po' la base della nostra vita democratica e della nostra società civile. Sì, nell'occasione stiamo raccogliendo anche le firme della petizione Mai più fascismi, per bloccare i rigurgiti fascisti che purtroppo in questo periodo in Italia hanno rialzato la testa. E questa petizione, che si chiama appunto Mai più fascismi, è stata indetta non solo dall'ANPI ma da una serie di associazioni, tra cui l'ARCI, e i sindacati, i CGIL, i CISUIL, i partiti come il Partito Democratico, la Rifondazione Comunista, Libera e varie altre associazioni. Proprio Chioggia è importante per questa raccolta di firme, perché ci ricordiamo la storia della cosiddetta, tra virgolette, spiaggia fascista, che l'Altrano è stata portata in tutti i notiziari, anche nazionali, di questo signore che aveva velleità mussoliniane. Comunque ripeto, stiamo raccogliendo le firme per questa petizione, che poi verrà inviata a Roma. Noi pensiamo di raccogliere almeno 5 milioni di firme a livello nazionale. Complimenti. Grazie.